Davvero complimenti. E passiamo al testo che ha vinto questa edizione nella sezione narrativa. A vincere è Elena Catena della Quinta A del Liceo Scientifico. Con il testo Memoria, ascoltiamo ora il giudizio critico letto dalla professoressa Giacomini. Il giudizio è stato composto dal nostro giovanissimo Kourosh Ameri e le ragioni per cui abbiamo deciso di premiare il tuo testo sono due: l'originalità della forma e della struttura di narrazione e la maturità dei contenuti. Elena ci parla di memorie, dei ricordi, del loro valore affettivo, della loro pratica utilità e della difficoltà che si incontra a trasmetterli. Vuoi dire qualcosa? Non so. Chiedo. Timida, anche lei. Tutti timidi, sti ragazzi. Ascoltiamo la lettura integrale di questo testo, indovinate da chi? Enrico Spelta. È una fatica anche per me, non crediate. Memoria. Andiamo. Andiamo pure. Questa è la pasta per tutti, Barilla. Caffè d'Italia dal 1910, via del Calzolai 23-25, Baci Perugina, Bottega da Edoardo. Qui da Dodo trovi tutto, men che l'osso nel prosciutto. Piazza Marie Curie, se la mamma ha le sue ricette, anche io la mia, pane e Nutella. Bastano 14 anni, senza targa, senza patente, Vespa 50. Mocha Express, l'unica caffettiera prodotta da Vialetti, l'unica dove ci sono io, l'omino coi baffi. Corso Cesare Beccaria 7, Fiat, la nuova 500, fatevi la 500. Vendesi appartamento, nel prezzo è compreso l'arredamento. Voi quale preferite, bianco, rosso o dry? Tre gusti, un solo nome, Martini. Come cambiano le vie? C'erano altri negozi, altre strade, altre macchine, altre persone. Erano, se si può, altri tempi. Non dico tempi migliori, ma diversi. È difficile da spiegare, sarebbero troppe le digressioni da fare. Giusto l'altro ieri, mentre facevo la fila dal dottore, ho visto appesi nella sala d'aspetto delle vecchie foto della città e mi sono meravigliato di come sia diversa. Io sono dell'idea che non puoi immaginare un vecchio treno che va se non hai mai sentito il forte fischio della partenza o respirato l'acuto odore del vapore. Se non hai mai abbassato il finestrino con tutto il peso delle braccia, non ti sei mai seduto in sedili di legno. Come del resto non puoi capire la guerra se non ne hai sentita la voce. Quando ascolto i racconti degli altri, mi perdo spesso in domande banali. Da casa si sentivano i rumori della strada? Oppure faceva molto caldo? Ma il mio è solo un tentativo di poter entrare nella storia. I dettagli in questi casi è meglio darli subito. Altrimenti il cavaliere coi capelli scuri, che a pagina 50 scoprì essere biondo, per te rimarrà moro fino alla fine del libro. La gente, il bocciare o il silenzio, i colori delle pareti, delle tende, gli autori, l'altezza degli alberi, Londra, una luce. Soltanto ora capisco cosa vedevano gli occhi di mio nonno mentre raccontava le sue storie. E comprendo veramente che il significato dei suoi una volta non era così. E adesso che mi rendo conto di come sia difficile descrivere agli altri la propria vita, come puoi spiegare che un tempo qui le strade non erano, erano di breccia? Ed era pieno di vespe rombanti e biciclette, che la stoffa si comprava al mercato e che le arance si mangiavano solo a Natale, che la televisione era in bianco e nero con pochi canali. Ma le emozioni, e come se erano a colori. E che la bellezza di un vestito non dipendeva dal marchio, ma dalla bravura della mamma. E
e lo doveva cucire. Come puoi rendere a parole ciò che ti preme far sapere agli altri se non sei poeta? Personalmente ho raccontato tanto della mia vita e di quella della mia famiglia, delle mie esperienze e di quelle degli altri, delle storie di ieri ed in particolar modo di quelle tramandate dal secolo passato. Un'Italia che cambia, senza paura e senza dolore. Uno sfondo che sbiadisce per poi essere ridisegnato. L'Italia che ho amato è quella dei film americani anni 30, delle serenate romane, delle vacanze al mare. L'Italia che ho amato è quella della mia gioventù. Forse perché in quel tempo io amavo la vita. Non che adesso non lo faccia più, ma è diverso. Prima ero attore, ora ero regista. Ho un ruolo più importante, ma che diverte di meno. Guardo gli altri. Consiglio loro come devono muoversi sul palcoscenico. Correggo il tono delle voci e le luci di scena. Racconto dei miei spettacoli. Affinché non vadano perduti e godo di applausi di glorie passate. Mi auguro solo una cosa. Che le mie storie non annoino. Perché tanto non smetterò mai di raccontarle, anche a costo di apparire ripetitivo. Quando, dopo pranzo, mio nonno mi raccontava gli aneddoti della sua vita, avrei potuto narrarli io al suo posto. Tante erano le volte che li avevo ascoltati, eppure mi emozionavano e mi divertivano sempre in modo diverso. Nomi di cugini, e zii, mai sentiti prima, spuntavano come funghi in autunno, e a pensarci bene, tutto corrispondeva effettivamente a quelle schede di approfondimento che si trovano in fondo ai libri di storia, quelle che hanno per titolo Costumi e società dei nostri antenati. Sì, la vita di mio nonno era storia. Era il modello di famiglia allargata, quella con tre generazioni, gli anziani, i genitori e i figli. Il materasso di foglie di grano turco, il maglione di lana che dava prurito la notte e la polenta tagliata a fette con i fili di cotone. L'abbandono della campagna, le migrazioni nell'Italia del Nord e la nascita delle prime fabbriche. Fabbrica era sinonimo di stipendio fisso ogni mese, lavoro sicuro e possibilità di una vita modesta. Voleva dire che la scatola di latta, chiusa a chiave nel primo cassetto del comò, sarebbe stata presto piena di risparmi, che si sarebbe potuta acquistare la nuova 500 della Fiat, che piaceva tanto alla mamma, e che saremmo potuti tornare al paese d'estate. Sì, al paese, perché io non sono nato qui, ci ho abitato, ma non da sempre. Ecco, è questo che mi fa paura. È che tu, seppure tendendo il braccio, non hai mai toccato con la mano il mio passato. Non hai mai sentito il freddo che mi pungeva la pelle quando aspettavo la mattina il tram. Eppure te l'ho raccontato una miriade di volte. Non hai mai visto la mia maestra, quella che scendeva gli occhiali sul naso e abbassava la testa. Eppure quanto spesso te l'ho descritta. Non hai mai conosciuto le persone a cui ho voluto bene, prima. Eppure quante volte te le ho indicate al... Torniamo? Torniamo pure.